radio station Assorto e compiaciuto, Luciano, le note di questa canzone, che ovviamente ben conosce, una canzone senza tempo, Luciano Ligabue a Radio Bruno. In realtà, Bruno. no, in realtà stavo leggendo le robe qua perché poi <ride> cioè, quindi... Esatto, stavo sì. leggendo e che l'occhiale scuro mi ha fregato, eh, <ride> ha fregato, lo porto apposta. Buongiorno a tutti, Luciano Ciao, Ligabue Luciano. in diretta su Radio Bruno a Bruno Mattina. Per chi ancora non l'avesse fatto, vi ricordo il canale 73 del digitale terrestre, così potete vederlo anche in tutto il suo splendore, vestito di nero come. Al solito, perché ormai è quasi una divisa. No? La tenuta è questa: non è una divisa, ma è comodo, cioè, nel senso che non devo neanche eh, sforzarmi a scegliere la mattina. È quella lì, sono tutti uguali. <ride> Senti, questa canzone l'hai dedicata un po' a Roma. Non è che ci fai uno scherzo e vai via dalla tua provincia, dalla no. tua correggio e punti a una grande città all'improvviso. Ragazzi, se, se sono lì da... Sei decenni: sì. un motivo ci sarà, oh. credo. Eh. L'erbazzone della rina. Dopodiché, beh, no, <ride> speriamo che ce ne siano anche quel. Quello è uno dei motivi, ma insomma, comunque potrei trovarlo anche andando ad abitare da un'altra parte e venendola a trovare ogni tanto. Quindi l'omaggio a Roma è casuale, insomma, la a Roma è invece molto specifico rispetto a una cosa che dice la canzone. La canzone parla di una storia d'amore che. Eh, Ambisce un po', vuole essere eterna, senza tempo. No? Come la città eterna? E ed, ed è, ovviamente è, nella città eterna è più facile sentire di essere senza tempo perché lì attorno. E vedi soltanto qualcosa che sembra quasi non avere un tempo perché è un tempo fin troppo antico no? e quindi hai la sensazione sempre di essere una dimensione un po' senza tempo e questi due che vogliono ripercorrere un po' dei riti che hanno vissuto a Roma nel, epoche, in epoche precedenti <ride> eh, sentono per l'appunto che lì ancora il tempo si ferma e è come se si fermasse la loro storia e potesse rimanere sigillata nel tempo ed è per quello che anche una un evergreen che sentono passare dalla radio del taxi dove sono, gli fa pensare ancora di più che quella canzone è senza tempo e che la loro storia è senza tempo. Vedi che le interviste servono? Perché tante volte uno giustamente dice la canzone la puoi interpretare, segui un artista, lo conosci abbastanza bene, credi di conoscerlo abbastanza bene, quindi di entrare nelle pieghe di una canzone, però tante volte chi meglio di chi l'ha scritta, no? ti può Beh, aiutare a comprendere se non altro l'intenzione. Che... Perché... <ride> sì. Tra l'altro c'è questa intro che per me era molto chiara, cioè Totti ovunque le pareti e maglie della Roma, è chiaro che ti dico, sei lì. sei in una trattoria romana, certo. Tu non sei il mazzo che mi hanno fatto i Laziali. Eh, infatti, te idea. lo volevo dire. Vai a citare Totti e tutti quelli a Lazio e come l'hanno presa. molti l'hanno presa male. Interisti, no, però, i tuoi amici? No, no quello no. non mi risulta. Meno non male, ma per fortuna. Perché sono, ah, sanno che sono un interista rocciosissimo, per cui di sicuro non cambio fede calcistica. Totti come, ti non ha cambi, come non cambio cittadina. Totti mi ha ringraziato in un'intervista, mi ha detto che era onorato e che se giocasse ancora mi avrebbe dedicato il primo gol. Oh, che bello! Purché non fosse, ovviamente. Contro, contro, la, contro la Beniamata. <ride> Hai capito che cosa. Senti, c'è veramente un sacco di amore, un sacco di sentimento in queste canzoni. Tanto, tanto, tante riflessioni sull'importanza dei sentimenti, soprattutto quelli che riescono a resistere, la resilienza, diciamo, no? Quelli che vanno un po' contro tutte le piccole, grandi cose negative che nella vita possono. Capita Sì, soprattutto guarda, c'è un, una cosa che io, di cui ho avuto bisogno per, da un punto di vista personale io penso che, parlavamo prima ti dicevo che ormai sì. ho le spalle sei decenni, sì, non, sì. È, non è un mistero, ne ho visti un po' quindi di inizio sì, di decenni oh, sì, sì. Ecco, così di merda come questo non ne ho mai visti, mancava solo quello esatto, che è, è appena capitato, però insomma, voglio ricordare, insomma, pandemia, guerra in Ucraina, crisi climatica sempre più evidente, eh, carrello della spesa, inflazione, generazione Z che va dallo psicologo a dire che non ha un'idea di futuro e forse non la vuole avere, ecco io penso che tutto questo non possa... Non preoccupare chiunque, non possa che spaventare chiunque, non possa che far sì che chiunque che è spaventato si senta sempre più isolato, sempre più solo. E noi abbiamo invece bisogno di un noi, ed è per quello che questo album è pieno di noi. Si chiama Dedicato a Noi, perché ci sono tutta una serie di noi che per me sono importanti. Il primo è quello della coppia, che, che raccontate la metà della mela. Sì. Il secondo è quello della famiglia che tra l'altro in questo album arriva anche da un punto di vista musicale perché eh, mio figlio Larry. ha suonato la batteria in tutti i pezzi e poi c'è un noi che per me è importantissimo che è quello che vedo sempre e comunque ogni volta che vado su un palco e do la sensazione che per quelle due ore e mezzo, tre ore lì chiunque stia condividendo con me lo stesso tipo di sentimento e anche di valore ed è così e poi c'è un noi che è quello che è un po' figlietto di... Eh, non è tempo per noi, figlioccio di Non è Tempo per noi, quindi praticamente quelli fuori moda, fuori posto, che però non accettano di subire un'idea di mondo, ma vogliono avere la propria e difenderla. Bello, mi piace, è un bellissimo comune denominatore. Senti, io ho rivolto agli ascoltatori una domanda, ho detto "Perché non siete voi a porre qualche questione a Ligabue?". Sì. Eh, la prima è stata "Vuoi sposarmi?". Era una ragazza che si chiamava Valentina. Allora tu sei Pezzo, sposato? Sì, sì. Esatto, hai una donna sola che è Barbara e hai parlato poco fa dell'altra metà della mela, una canzone che hai detto che ti emoziona tanto perché è legata a un momento particolare, l'ascolteremo tra poco. Qual è questo momento? No, in realtà mi emoziona perché sì, semplicemente. Ci sono delle cose che. De, voglio dire. succede per chiunque, no? Cioè, succede che a te ti arriva un'emozione da una canzone e non sai neanche bene il perché. Questa canzone, quando io sento dedicato a noi, ha il potere di emozionarmi di più delle altre, anche se. Um, magari se mi metto lì penso che altre posso, a livello scrittura sono anche migliori però questa semplicemente mi emoziona e è buona lì solo perché è una splendida storia che non finisce mai più anche può essere no <ride> beh allora direi che a questo punto non ci resta che ascoltarla dopo averla presentata giustamente in questo modo la metà della mela Luciano Ligabue Uh, Molto bella questa canzone. Io mi sono fatto un'idea mentre ascoltavo. Vuoi vedere che questa salta fuori come nuovo singolo? Chissà, chissà. Luciano Ligabue in diretta su Radio Bruno a Bruno Mattina, glielo Ciao. chiediamo. Potrebbe sì, essere ma la io, prossima? Ma, ma magari anche sì, questo è sempre da chiedere. Alla famosa casa discografica, ah, Dico, ah, non famosa casa... io non ho mai scelto un singolo, mai. Mai una volta? Non ho mai, mai. scelto un singolo. No, no. Sempre... no, veramente, allora, proprio per se... sempre ribadendo il discorso che ahimè vengo dal Novecento. <ride> Eh, io sono abituato a pensare che per me la musica è fatta di album e quindi poi le canzoni che possono far funzionare un album le lascio scegliere a chi ha un po' di più il polso, di, nelle radio, di quello che c'è nell'aria, eccetera. Quindi è sempre andata così. Cioè, per te sono tutte belle, sono tutte, hanno tutti un significato, no, per me, per me senso? Per me è chiaro che nel momento in cui le scelgo e decido di mettere in un album, per me hanno tutta la loro importanza. Certo. Certo, certo. Poi è chiaro che se mi chiedi se mi piacesse che mettere la metà della mia fosse singolo, sì, mi piacerebbe che prima o poi. Lo fosse. Prendo un pezzo della canzone, ci sono stati mal di testa, valigie fatte, adesso basta, ma stiamo ancora al nostro posto, il posto è qui. Valigie fatte è un modo di dire. No, beh ci sono anche dei momenti di crisi all'interno di una coppia, cioè vuol dire la nostra è una coppia che resiste da tanto tempo e quindi è normale che ci sono dei, dei suoi giù e, bassi, e quindi eh. però per l'appunto come vedi la constatazione di vedere quanto siamo stati forti anche da vincere i momenti di crisi è molto Avete importante. tenuto botta che è un po' no? un modo di dire è molto tuo. <ride> anche coi figli ci possono essere degli alti e dei bassi. Hai parlato prima di Lenny che ha suonato le batterie in tutte le canzoni dell'album, è la prima volta in tutte le canzoni ma aveva già collaborato con te ricordo sì. anche con lui vi siete ritrovati lavorando insieme ha migliorato il rapporto o l'ha peggiorato no l'ha molto migliorato eh, perché ehm, allora dedicato a noi è l'album in cui più sono stato in studio di tutta la mia storia perché eh, abbiamo cominciato a lavorarci durante la pandemia Verso la fine della pandemia, diciamo così. E quando veramente dovevamo fare qualcosa, quindi mi sono trovato con il produttore storico Barbaccio, ho detto: Senti, facciamo qualcosa perché non se ne può più di stare in casa, cerchiamo di tirarci su con la musica. E ho messo mano, abbiamo, non, non volevamo neanche pensare di fare un album, volevamo semplicemente cominciare a lavorare. Nel momento in cui lui, perché è stato Barbacci a decidere che Lenny avrebbe suonato le batterie. Nel momento in cui hai tratto dentro Lenny, ero un po' preoccupato perché, sempre Barbacci è piuttosto. Mh, pignolo, pignolo esattamente. E quindi dicevo: adesso Lenny subirà un po' di torture. Invece, fortunatamente, non è stato così. E, però, nel frattempo, io continuavo a raccontare delle intenzioni che c'erano dietro le canzoni, l'intenzione che c'era dietro ogni frase. E spesso facendo dei rimandi con quello che era capitato nel passato. Quindi in realtà Lenny non mi ha mai conosciuto così bene artisticamente come grazie a quell'esperienza. E quindi penso anche umanamente, perché conoscendomi di più artisticamente mi ha conosciuto meglio anche da un punto di vista umano. Quindi, da un punto di vista mm, della, del rapporto proprio dedicato a noi, è stato prezioso per il rapporto fra me e Lenny. Bello. Una cosa molto bella questa, e noi adesso stiamo per tornare laddove tutto è cominciato, no? perché Balliamo sul mondo è stata la canzone che ti ha presentato appunto a tutti noi il 1990, eh, un Luciano Ligabue anche abbastanza timidino sulle sue, no? perché è sì. la, la tua prima uscita questa, una canzone molto bella questa, ma in, è vero che in, in origine si chiamava Eroi di Latta? Si chiamava Eroi di Latta. E... Perché c'era ed... tutto un discorso. Sì, allora era uno... io venivo dagli anni 70, sono stato adolescente negli anni 70, quindi per me gli anni 80 erano stati un po' frivoletti, soprattutto era venuta fuori la musica da vedere, che per me era quasi inconcepibile, <ride> e adesso potete allora... immaginare l'epoca di cui stiamo parlando, e quindi a un certo punto ce l'avevo un po' col fatto che fossero più famosi per i loro look musicisti che non per la musica che facevano quindi la canzone parlava di quello qui stiamo per uscire quello doveva essere la prima canzone dell'album e il produttore mi dice scusa ma tu che non sei nessuno, nessuno. come ti, ti metti adesso su un podio a dire male una di una gente una che avrà uh, che ha un successo che tu non avrai mai ho detto, ah, ho detto hai ragione hai ragione e quindi mi, ferma mi fermò fortunatamente per tempo e in un, in un giorno scrisse la, le parole di Balliamo sul mondo la notte stessa e che è meno male che l'ho fatto perché poi insomma qualcosina l'ha portata questa canzone. Qualcosina sì, anche se ricordo che allora dicevano eh, però ha già 30 anni sto ragazzo, sì. è troppo adulto per fare carriera, per avere chissà cosa davanti, devono avere 10 anni in meno". E infatti meno male che l'abbiamo smentito dai. Su. Pronti sì. a ballare allora? E vai che andiamo, balliamo sul mondo Luciano Ligabue. Balliamo sul mondo in diretta però, con noi su Radio Bruno Luciano Ligabue. Volevo dire una roba qua. Adesso mi è venuta in mente, adesso, Bye. mentre guardavo il video. Allora, immaginatevi sempre in un'epoca, macchina del tempo, sì. che ti porta dentro e fino a quando. Quindi, 1990. Tutto, è tutto improvvisato. Cioè, anche la, la casa che aveva all'epoca nel repertorio due o tre italiani se ce li aveva. E, e quindi dice: Boh, c'è da fare un video. Facciamo un video. Noi totalmente eh, in, in, increduli, incapaci di capire cosa stava capitando. Arriviamo in questo posto dove c'è il, il regista, che poi non ho mai più visto in vita mia, sì. ricordo che era uno di Rimini. Che dice: Senti, balliamo sul mondo, io ti ho creato questo posto in cui tu balli sopra gli altri. E, e, sì, ma cosa devo? fare, ti devi muovere come ok, prova, inventa tu delle cose, noi ti buttiamo contro l'aria con un ventilatore enorme in modo che sembra che tu sei veramente sopra il mondo, ok, bene, la... perfetto, Questo... dopodiché una volta che vedo il video ho visto che all'interno del nostro playback C'erano delle azioni di gente che non ho mai capito cosa facessero <ride> e ancora oggi, 33 anni dopo, non so cosa stanno facendo chi le persone né chi sono né che cosa stanno facendo all'interno del nostro video. Ecco, per uno che poi ha fatto la regia di un capolavoro come Radio Freccia, tanta approssimazione nel primo video deve fare un po' soffrire, eh? no, per no? Però evidentemente ha portato molto bene perché comunque anche il video aiutò tantissimo. Era sincero, eh. era onesto, ecco, Ah, di sicuro. È quello buona. sì, <ride> Beh, però curioso che non sia. Siate, che non vi siate mai ritrovati mai piedi, no? ma forse ha fatto qualcos'altro poi nella vita non lo so, io proprio non l'ho mai più incrociato forse ha aperto sì. una piadineria anzi, adesso lanciamo un messaggio il esatto. eh, regista di Rimini di cui non ricordo neanche più il nome, che ha girato il primo video di Belliamo Sul Mondo fammi sapere che cosa stai facendo se riesci in qualche modo <ride> e poi facciamo la carambata magari vai, vai. Luciano, la norma adesso è chiedere un selfie con l'artista, no? in qualsiasi circostanza occasione, spesso non c'è neanche uno scambio neanche uno sguardo, uno si mette accanto a te scatta una foto, non dirà rado sfocata non di rado venuta male eh, sì, e ma ho letto, quello non è un gran problema ho letto di recente <ride> eh, ho letto una polemica di Red Kanzian su questo, che dice, facciamo due parole presentiamoci, fatemi capire chi siete che senso ha uno scatto, spesso brutto, spesso strano. Senza alcuna interazione umana, come ti poni tu su questo? Allora guarda, io mi pongo eh, in una maniera, la maniera di uno che si è adeguato: <ride> nel senso che eh, io ho visto eh, il cambiamento, un cambiamento un po' più forte di questo. Questo è certo, produce un certo tipo di risultato, e anch'io preferirei che qualcuno scambiasse due chiacchiere con me invece di preoccuparsi del, del selfie. Però insomma non è, non è più un problema, per me. è da tempo che non lo è più, cioè io sono grato a chi è, mi è grato, ok? Cioè chi in, qui, in qualche modo mi è grato per quello che faccio, eh, allora io divento automaticamente grato a lui, quindi non mi costa assolutamente niente eh, il selfie. Però il, il, il cambiamento più grosso che ho visto è stato quando da, dal niente, ho visto nei concerti invece... Fa, assistere ai concerti col telefonino in mano. Quello è stato un cambiamento veramente molto importante perché non solo è diventato alla fine la testimonianza di tutto quello che fai, costantemente, quindi in qualche modo alza un po' il livello di tensione della performance. Ancora, tu sai benissimo che lì ogni errore in qualche modo viene celebrato yeah. più facilmente che non la cosa buona. Ma soprattutto ti sembra sempre che si perdono qualcosa nel cercare di inquadrare qualcosa e per farlo vedere a qualcun altro che loro sono lì alla faccia loro sì. oppure per come souvenir per loro stessi e nel frattempo comunque non vivono proprio in diretta quello che andrebbe vissuto. Però anche su questo, come come sapete, il tempo sistema un po' tutto quanto, abbiamo preso le nostre misure, quindi è da tanto tempo che mi sono abituato e va bene così. Il tempo sistema le cose, lo contava qualcuno. Senti, eravamo <ride> al 1990 con eh, Balliamo sul mondo, un anno più tardi c'è una canzone che si intitola Salviamoci la pelle, che in realtà era stata concepita per il primo album, poi di fatto l'hai messa in quello dopo, no? L'ambrusco, coltelli rose e popcorn. Questo lo dico perché la canzone che stiamo per ascoltare, così come sei, è il sequel. No? Sì, sequel salviamoci è... la pelle, apriva l'ambrusco, coltelli rose e popcorn, ed è una canzone che parla di due ragazzi. Che scappano da delle famiglie disfunzionali, scappano da un contesto che gli va troppo stretto, scappano da un destino che sembra fin troppo scritto. Eh, però, siccome io facevo il tifo per loro, eh, volevo vedere come stavano adesso. Adesso li ho ritrovati. Sì. Sono ultra cinquantenni, secondo <ride> me, sono fighissimi. Hanno figli, non sappiamo quanti perché nella canzone non lo diciamo mm -hmm. hanno figli che sono già indipendenti quindi ancora hanno ancora tutto il tempo per loro e loro continuano a salvarsi la pelle giorno per giorno, ancora una volta insieme magari in sella una guzzi, come dice la canzone magari lei indossando ancora un vestito rosso che era quello delle non grandi occasioni di tempo fa <ride> E, però insomma ancora pronti a salvarsi la pelle ancora pronti a vivere la vita fino in fondo vediamo ecco, sono... l'intenzione adesso io mi sono commosso canzone, un bel po' eh? Eh? Confesso, confesso questa cosa leggendo il, il titolo e il, titolo, il testo e ascoltando la canzone vediamo se fa lo stesso effetto a chi magari in questo momento ascolta per la prima volta così come sei da dedicato a noi l'ultimo album di Luciano Rigabu così come sei dall'album Dedicato a noi Luciano Ligabue in diretta su Radio Bruno, di nuovo ben ritrovato, che bello averti qui, guarda, veramente grazie, Ma ragazzi, vieni più amico? Grazie, grazie a voi. una cosa ti volevo dire... Ma dici tu di tutta, abiti qui dietro, per, Io quelli, sì, per quelli, non quelli... Non, lontano, non sì. ho scuse, dici, <ride> Esatto, viene, viene tuo fratello ogni tanto a casa è mia, Marco. Il Mi fra esatto. mio fratello <ride> è, è, non so, al dono dell'ubiquità, sì, è sì. costantemente in dieci posti <ride> diversi tutto il giorno, tutti i giorni. E' sempre con grande entusiasmo, la sua ah, forza vera, vero? Quello è indiscutibile, il suo sorriso arriva a chiunque. È vero. Dicevamo all'inizio tanto sentimento tanto amore credo che non sia affatto un caso il fatto che sulla copertina del tuo nuovo album campeggi un cuore no nemmeno tanto. Sì. difficile da individuare sì. sono sì, tante sì. immagini no, 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 confuse eh, però c'è eh. un bel cuoricione lì in mezzo allora anche in questo caso le cose sono andate un po' mh, come dovevano forse nel senso che io ho chiamato come sempre chi si occupa della grafica dei miei album che è Paolo Di Francesco che per me è bravissimo e che secondo me in questo giro si è anche superato, e gli, come sempre gli ho fatto sentire l'album. Come sempre gli dico: Guarda, Paolino, allora per me le copertine sono di due tipi. Allora, una è con un simbolo, qualunque esso sia in un fondo piatto, e l'altra è tutto, tanta roba. Ok, se uno guarda le mie copertine vedrà che comunque eh, la sì, scelta è sì, sempre sì. così. Eh. E, quindi per dedicato a noi voglio semplicemente tanta roba, gli ho spiegato il concetto che c'è dietro l'album e lui ha deciso di portare questa copertina che secondo me la rappresenta benissimo. Infatti. Perché, che lui abbia poi sentito che al centro di Dedicato a noi ci fosse un enorme cuore, e a me ha fatto solo piacere, è un simbolo che stiamo mostrando tantissimo nel, nel, durante questi concerti, e lo facciamo vedere sempre di più, facciamo battere quel cuore, ricordando che è dedicato a noi comunque bello senti tra le domande dei nostri ascoltatori com'è eh, cantare oggi sui palchi testi di 30 25 20 anni fa sei lo stesso uomo ma hai più consapevolezze oggi ti ci riconosci ancora ci sei ancora dentro ah sì sì di brutto anche perché devo dire che ehm, cioè, non solo eh, non mi annoio mai a ricantarle eh, ma vedo quanto in qualche modo mh, insomma Buona parte del repertorio degli anni 90 in modo particolare eh, è buona parte di quello che la gente vuole ritrovare nei concerti. E, e, e poi, oltre a questo, comunque per me le mie canzoni sono comunque un album fotografico: cioè, noi tutti cambiamo, no? eh, tutti quanti cambiamo. È la vita che ci cambia, Ma sono certo. le esperienze che ci cambiano, eccetera. E Quindi, guai se non fosse così. Risentire. Eh, non lo so, è chiaro che adesso non potrei mai più scrivere sogni di rock and roll. Però mi piace moltissimo ritrovare me stesso quando la scrivevo, quando la canto. Vale altrettanto per Non è Tempo per Noi, capito? Quindi è sempre un'emozione particolare ritornare un po' in una fase della mia vita, insomma, molto, anche molto bella, devo dire. Quindi poi chi è che non ha un po' di nostalgia per 30 anni di meno. Okay. <ride> Mamma mia! Senti, uno spazio dedicato al meteo, perché poi comunque al di là di tutto è sempre importante sapere che tempo farà per un insieme di cose, no? Sì. Meteo. Sì. Mi ero fatto prendere un attimo, era entrato era in modalità life. concerto, sì, <ride> modalità concerto. Una canzone assolutamente immancabile qualunque scaletta tu abbia in mente ah, questa no, canzone questa non posso non farla se voglio tornare a casa in <ride> colume <ride> <ride> esatto oh, no. è davvero favolosa Orlando contro il cielo restiamo sul tema del cielo hai un momento Dio mi ricordo è diventata chissà se Dio si sente solo prima immaginavi di incontrarlo magari così per caso anche in un bar far due chiacchiere cioè se ci sei o oh, fatti vedere adesso ti domandi se si senta solo se si senta solo magari come gli umani a te capita di sentirti solo? Allora, eh, sì, mi, allora io intanto ogni, spesso eh, sto solo perché ho anche bisogno di stare solo, eh, poi per come, per, per come mi muovo io, cioè io scrivo sempre da solo, quindi ho bisogno anche di quel tipo di solitudine, ho bisogno di quel tipo di mh, condizione che mi porta a scrivere. Eh, ogni tanto mi sento solo e per fortuna Poco perché comunque insomma, sono circondato da gente che mi vuole bene, quindi eh, dagli amici di sempre, alla famiglia eccetera, per cui insomma sono poche le occasioni in cui mi sento così, però credo che in, in tanti sempre di più si sentono soli. E questa, in questa canzone ho provato a immaginare il Dio raffigurato dalla religione cattolica. Io sono credente ma insomma, non, non, è che non è che mi rivolgo al Dio. Eh, raffigurato dalla religione cattolica io lì ehm, diciamo così credo che una volta che uno è stato cattolico non smette mai più del tutto di esserlo ma insomma io sono in una ricerca spirituale costante quindi faccio un po' fatica a, a, a individuare il soggetto diciamo così però in questo caso specifico eh, ho immaginato che il dio della religione eh, cristiana ci, se ci sta osservando sì. Non gli stiamo dando un grande spettacolo. No, eh. E quindi la, la domanda è: chissà se Dio si sente solo, chissà se gli bastiamo, chissà se gli manchiamo. Questo dice la canzone. È ancora una riflessione su come siamo un po' messi in questa fase storica, che è una fase che dovrebbe farci veramente riflettere insomma, eh, su tutto quello che sta capitando e su quello che ognuno può mettere di suo all'interno di quello che è. è ovvio che più di tanto le cose non le possiamo spostare, ma siamo tutti chiamati a fare uno sforzo anche individuale per cercare di far sì che, che il mondo non crolli. Non è facile però, perché sai, tornando poi alla canzone che ascolteremo che è quella che dà il titolo all'album, il discorso che facevi prima quando facevi riferimento ai vari noi, no? Perché nonostante tutte le difficoltà, le prove alle quali siamo chiamati, no? Poi non è che riusciamo a venirne fuori migliori, perché si diceva la pandemia è, è servita a farci capire i valori della vita, a farci migliori. Mm, poi torniamo tanto, sempre al punto no? di guerre, partenza. Una volta che vedi una guerra dici mai più, mai più, mai più e invece tutte le volte ritorna. Quindi poi non è che impariamo dai nostri no. errori. Come ci si salta fuori? Allora, come ci salta fuori, ognuno deve trovare una risposta. Però importante è importante cominciare a cercarsela, perché il, il problema è un po' questo. Cioè, non, ci pos non possiamo diventare assuefatti a una serie di situazioni. Non ce lo possiamo permettere. Non ci possiamo permettere di avere una memoria sempre più corta. Non ci possiamo permettere comunque di lasciare che le cose capitino punto e basta. Cioè, abbiamo diritto alla nostra indignazione. Io vi faccio un esempio molto chiaro. 26 persone in questo mondo hanno lo stesso patrimonio di quasi 4 miliardi di persone. Cioè, voglio dire, se questo non è una fotografia del mondo, che cosa può esserlo? E poi da che cosa dipendono poi le guerre alla fine? Quindi, noi dobbiamo essere capaci di pensare che questo sistema non va bene. Cioè, poi è chiaro che non, ognuno di noi non può cambiarlo. Però, dobbiamo essere capaci di pensare che ci deve essere una via alternativa, perché abbiamo visto dove sta portando questo sistema. Non c'è niente di scontato e non bisogna essere indifferenti. <ride> però, siamo diventati troppo pesi. Ecco, ok, no, bravo, beh, allora andiamo con la musica, è dai! Eh, però, però ci sta, ci sta, ci sta, anche perché arriva finalmente dopo averne tanto parlato, dedicato a noi. Luciano sei bello anche alla radio stavo leggendo un, sì. un, un messaggio che è arrivato adesso spiegare le canzoni vedi che poi succede che sono una fan di Luciano andrò ad ascoltare le sue canzoni con ancora più attenzione di quanto non abbia fatto finora. Bello, Dopo bellissima. averti sentito parlare e raccontare queste cose. Qua. Anche questa dedicata a noi potrebbe essere il prossimo singolo è eh? molto intensa quindi c'è già una gara fra due delle canzoni che abbiamo ascoltato adesso hai detto che hai sempre lo stesso gruppo di amici vi trovate ancora per quelle cene nel Casolare con le certo, cene un po' segrete. Certo, certo, eh, certo. Certo. Ah, okay. Adesso ci stanno sfrattando dalla diventa. Eh, perché vogliono. Perché fanno un po' di casino perché, perché no, ragazzi. perché no? vogliono provare a venderla. Eh. Eh. Quindi, però abbiamo già trovato la nuova, che ah, poi bene. si fa nuova, può dire nuova per modo di dire. Ma i nostri venerdì sono sacri. impeccabili e sacri, quindi ogni venerdì deve capitare questa cosa. Io, è chiaro, la amici. curiosità ci rosicchia, ma chiaramente non possiamo che chiederti detto, cosa succede in questo momento. No, serate, cenano vabbè. e chiacchierano, no. però ha detto Luciano, ci ha detto no, foto, no video e poca pubblicità sta facendo, è vero o no? Anche, anche perché se no si montano la testa ai miei amici cioè io devo tenere un po' schisci perché altrimenti <ride> cioè è già, allora, già devo subire tutte le infamie eh, che, mi, che mi fanno ogni volta che ci vediamo perché sono le persone che più mi insultano nella vita in generale perché tu glielo permetti no non solo ma perché mi mancherebbe se non lo facessero ah, ti serve per è stare un modo giù. per sentirti umano senti c'è il tour perché siamo quasi in chiusura e vale la pena di ricordare perché il tour è appena partito con due date fantastiche all'Arena di Verona Adesso c'è qualche giorno di pausa poi questo fine settimana sei a Torino. Sì. La prossima settimana Firenze e poi Bologna. Sì, abbiamo e poi altre è un tour nei PalaSport di... che curiosamente è cominciato all'aperto, eh. però ovviamente quando mi dico di suonare l'arena io corro sempre perché è una situazione fantastica, devo dire che sto arrivando a un numero record, sì. <ride> che era la 36esima volta che suonavo all'Arena di Verona e poi però... se contiamo anche tutti i festival bar, gli, gli eh. awards vari, non so a che numero arriviamo. Comunque, resta uno dei miei posti preferiti in cui suonare. Adesso entriamo al chiuso, facciamo i palazzetti, e siamo molto pronti. Siamo tu la, la band è in forma più che mai, e quindi non vediamo l'ora che venga sabato e sì. fare quella che è la mia vera vacanza poi alla fine. Che è stare sul palco. Esattamente. Mm? Luciano, è stato un piacere, devi assolutamente tornare, devi trovare il Ma modo. Inventati quello che ti pare, però, insomma, nei tuoi momenti vuoti trova fai un salto stai Beh, qua no no ma ragazzi comunque con tutti i mezzi che devo prendere per arrivare fin qua è vero che vuoi, è faticoso sei chilometri però abiti. si può fare si può fare, <ride> si può fare. grazie a Luciano buona, buona giornata a tutti quanti e buon tutto ciao